perché oggi non ho fatto slogan perché Elia, no, la partita di stasera è un chiaro messaggio. Io stasera vado lì a vincere perché il messaggio è questo, sempre modesto Elia. No certo, ma Milan non fa questi errori, il messaggio stiamo arrivando comunque, quella di mettere due portieri in panchina non c'erano di qui a Londra contro l'Arsenal e cominciò la maledizione degli ottavi. Sapete che Milan non si qualifica agli ottavi e da quando l'Arsenal si danno il 5 tutti proprio qui a Londra è una bolgia lo stadio mai. I Gunners sono pronti a sparare con i loro cannoni. Ruiu? Stavo dicendo che proprio qui a Londra lui era presente nel 2008 cominciò la maledizione degli ottavi e proprio qui svanirà. È partita con il suo che lui celebri la rinnovata pace con la Juventus e la prima palla è per i Gunners. Ferrato l'aveva detto. Anche il fatto che Milan non ci sia con la testa, ma proprio Thiago Silva, ve lo faccio rivedere. Cross, Thiago Silva è qui, può rinviare, può fare quello che vuole. Prova il rinvio al volo, è un passaggio praticamente per Osic che controlla, si butta avanti con Silva, ma Osic che è il più veloce di tutti, 2-0, che disastro! C'è veramente poca personalità. 3-0 su un calcio di rigore nettissimo. Direi inequivocabile. Vabbè, perché fanno una follia Mesbah e Nocerino. Si fanno prendere in mezzo, chi è che è entrato in area? Chamberlain. E si stringono, Chamberlain cade, il rigore è indiscutibile, Van Persie prende la rincorsa, palla qui, Abbiati là, 3-0, siamo sull'orlo del disastro. È incredibile, calma. Neanche alla Corugna. Ma poi Genoa 3-0, 3-0 per l'Arsenal, calcio di rigore giusto. Chamberlain sulla destra si infila tra Mesbah e Nocerino, Mesbah lo aggancia, calcio di rigore dal dischetto, Van Persie la mette, spiazza Abbiati, 3-0, disastro Milan al 45esimo, 3-0, umiliati, non riusciamo a costruire un'azione che a uno... 6, 5, 4, 3... 2, 1, fischia, andiamo a Ginevra, allora vedo che... L'abbiamo svangata con un secondo tempo accettabile, mamma mia.